Cari amici, buon pomeriggio. Eccomi qua di nuovo con voi in diretta per parlarvi di Giorgio Strehler. Abbiamo superato i primi quindicina d'anni della storia, 10-12 anni della storia del piccolo teatro. Abbiamo parlato di Strehler e di Brecht. Che cosa succede in questi anni? Succede che il successo crescente degli spettacoli prodotti dal piccolo provoca una modificazione progressiva nell'atteggiamento degli spettatori teatrali di Milano. Questi spettatori che erano abituati agli spettacoli, diciamo così, un po' gastronomici prodotti dalle compagnie di giro, diventano più esigenti nei confronti della qualità degli spettacoli che vengono proposti, la qualità artistica, che ovviamente appare maggiore negli spettacoli prodotti dal teatro pubblico, cioè dal teatro, dal piccolo teatro di Milano. E questo provoca degli effetti piuttosto notevoli. Prima di tutto il rallentamento intervenuto nei ritmi creativi della produzione di Giorgio Strehler e del piccolo teatro. Infatti, proprio in coincidenza con la programmazione degli spettacoli brechtiani di cui vi ho parlato la scorsa volta, la durata, la tenitura, si dice tecnicamente, di questi spettacoli aumenta ben oltre il tradizionale numero di serate e naturalmente, contestualmente, diminuisce la necessità di programmare nuovi spettacoli, di mettere in prova nuovi spettacoli per, diciamo, riempire il cartellone del piccolo teatro. Cresce, di conseguenza, il tempo che può essere dedicato alla preparazione di ciascuno di questi spettacoli e quindi cresce il numero di giorni che può essere dedicato alle prove, l'impegno produttivo che il piccolo teatro può dedicare a ciascuno dei suoi spettacoli. Nel 1965 Strehler mette in scena un nuovo testo di Goldoni, Le baruffe chiozzotte, sostanzialmente quasi mai rappresentato nel nostro secolo e raramente rappresentato nell'Ottocento. Un testo che si considerava minore, pur appartenendo alle cosiddette commedie d'ambiente di Goldoni, che un loro peso avevano sicuramente. La scelta di mettere in scena Le baruffe chiozzotte, 1965, si spiega con la volontà di leggere Goldoni secondo una linea più sfumata, attraverso la magia evocativa del mezzo teatrale e respingendo completamente le modalità tradizionali di mettere in scena Goldoni. Il regista, con questo spettacolo che io ho avuto la fortuna di vedere in prima edizione in teatro, si impegna nella ricreazione poetica di un ambiente sociale e di un mondo civile storicamente e geograficamente ben determinati. La Chioggia della seconda metà del Settecento, Chioggia, una piccola città a sud-est di Venezia. Analizzando la struttura drammaturgica del testo, Strehler rileva che esso non contiene né vicende né fatti particolarmente importanti su cui far concentrare l'attenzione degli spettatori, ma intuisce l'importanza di un testo il cui valore quasi universale va al di là di una iperrealistica ambientazione nello spazio e nel tempo. Strehler dice: il pubblico dovrà uscire dal teatro con la sensazione di avere guardato da lontano agli affanni di un piccolo mondo, alle preoccupazioni di un piccolo mondo, caratterizzato, come tutti i mondi, dalle proprie dimensioni psicologiche e storiche, eppure capace di evocare per contiguità quasi necessaria il grande schema della vita. Strehler, in poche parole, crede di poter cogliere
in una vicenda o in una serie di piccole e non importanti vicende ambientate in una cittadina del mare marittima vicino a Venezia, una sorta di schema universale valido per sempre, valido per l'eternità, il grande schema della vita, dice Strehler. A realizzare la scenografia viene chiamato Luciano Damiani, uno dei due scenografi storici di Strehler, con i quali alternativamente entrava in rotta, passando all'altro e poi ritornando al precedente. A Damiani si devono anche i costumi delle baruffe chiozzotte. Bene, Damiani è chiamato da Strehler a dare forma a un mondo, dice Strehler, poetico. Questa parola, questo aggettivo meraviglioso, che pur non dovendo possedere i caratteri di concretezza naturalistica, storica, proprio dalla decantazione della realtà, deve fissare il reale in una sorta di eternità, senza imbalsamarlo. Guardate che sfida incredibile. Partire dalla realtà, decantarla e crearne qualche cosa che abbia un valore eterno, senza essere ingessato in una formula. Si tratta, nel caso di questo lavoro di Damiani, di una scena che merita, per la fedeltà a uno scorcio di ambientazione veneziano, la qualificazione di realistica. È una scena realistica. Case, pavimentazione di pietra, un canale alle spalle, le tartane, cioè le barche che vanno e che vengono e che addirittura approdano. Sì, qualificata di realistica, vero, ma contemporaneamente questa scenografia sposta, muove l'accento verso una lettura poetica del vero, affidando alla fantasia l'evocazione di un'atmosfera magica e al di fuori del tempo. Pensate. Rinunciando a ogni concessione nei confronti di una figuratività decorativa, in cui era molto facile incorrere mettendo in scena un Goldoni anni 60, il regista smorza nella gamma dei grigi e dei bianchi la varietà realistica delle tinte, ossia il mondo che viene rappresentato non ha i colori pastello carichi che sono propri di quell'area geografica che sta fra Venezia e Rovigo, per intenderci, di quella zona marina che viene rappresentata da Goldoni, ma il tutto si sfuma nel grigi, nei bianchi e in tinte che smorzano la realisticità e suggeriscono un paesaggio non letto con gli occhi e con gli occhiali del realismo, ma letto attraverso gli occhi della rimembranza, del ricordo. La commedia ritrova nella regia di Strehler lo spessore umano, psicologico, sociale di uno spaccato di realtà. I temi sociali che sono presenti nel testo assumono un rilievo particolare e le baruffe di chioggia, le baruffe chiozzotte, cioè le piccole liti di paese, questa è la traduzione del titolo, presentano nello spettacolo di Strehler un'immagine cruda, onesta, di un mondo escluso dalla storia. Certo, perché Chioggia era appunto una piccola città di provincia, vicina e lontana dalla Serenissima, da Venezia, dalla capitale, quindi emarginata, abitata da pescatori, da gente povera, che rischiava la vita tutti i giorni per portare a casa il pane per la famiglia. Il regista accetta con piena consapevolezza il senso ultimo dell'atteggiamento di Goldoni e lo fa suo in uno spettacolo che per la prima volta può essere considerata una lettura filologicamente rispettosa delle baruffe chiozzotte. Già, perché le baruffe chiozzotte erano state rappresentate
soprattutto negli ultimi 40 anni del Settecento, dopo che Goldoni le aveva scritte, ma sempre come un testo leggero, una sorta di farsa, un insieme di situazioni comiche, ridicole, pensate per far divertire il pubblico. E invece la comicità, che certamente aveva rappresentato per molto tempo la chiave di lettura di quello spettacolo, cede il passo nello spettacolo di Strehler al recupero della malinconia. Malinconia. Lo spettacolo di Strehler è malinconico. È una malinconia maliziosa, sognante, festosa, che a qualche critico, pensate un po', è sembrata non esente da risonanze cecoviane, e cioè dalle stesse risonanze che la critica aveva colto alle spalle della trilogia della villeggiatura di cui già vi ho parlato, 1954. Uno dei problemi che si pone a Strehler affrontando questo testo è la lingua. Il testo non è scritto da Goldoni in italiano, nell'italiano di conversazione, nell'italiano che utilizzava Goldoni per certe sue commedie, e non è nemmeno scritto in dialetto veneziano, ma è scritto nel dialetto di Chioggia, cioè un dialetto che è formato da elementi di provenienza eterogenea, parzialmente veneta, parzialmente romagnola, parzialmente illirica addirittura, e tutto ciò risulta nuovo alle orecchie del pubblico e risulta nuovo agli attori di Strehler che devono interpretarlo. E Strehler cosa fa? Siamo in una fase in cui se lo poteva permettere, prende la sua compagnia e la porta a Chioggia, si trasferisce a Chioggia per un soggiorno durante il quale gli attori hanno il tempo e il modo di apprendere la pronuncia del dialetto locale. Salvo che quando lo spettacolo è pronto, ed è uno spettacolo rispettoso della fonetica del dialetto chioggiotto, il pubblico non lo capisce, naturalmente. Il pubblico, diciamo, siamo negli anni 60 del Novecento, il pubblico del teatro è abituato alla lingua letteraria o di conversazione italiana, comincia ad avere dimestichezza con la lingua della televisione, che Dio ci aiuti, e ci scampi, e ha qualche idea del dialetto veneziano per via di quella grande operazione che era stata svolta dalla Rai negli anni 50 presentando il Goldoni in dialetto interpretato da Cesco Baseggio, ma del dialetto di Chioggia il pubblico non sapeva nulla. Ma il regista rovescia questo difetto, chiamiamolo così, della scarsa perspicuità del dialetto chioggiotto in un dato positivo, perché proprio questo dialetto incomprensibile, fra virgolette, diventa la caratteristica di un mondo popolare e subalterno di cui il regista vuole restituire l'immagine sul palcoscenico. Uno spettacolo straordinario. Mi ricordo Lina Volonghi, che ne era il protagonista. Mi ricordo Corrado Pani, mi ricordo tanti attori che in parte non ci sono in più, in parte sono molto anziani, che diedero vita a questo spettacolo che io non riesco ancora oggi a dimenticare. Il secondo periodo della produzione di Strehler, quello appunto che finisce grosso modo negli anni, nel 1966, si chiude con uno spettacolo che preannuncia la crisi che sta arrivando e preannuncia grandi scelte che Strehler farà. Sto parlando dei Giganti della Montagna. Abbiamo visto che c'è stata una prima edizione all'inizio della storia del piccolo e questa seconda edizione nel 1966 dei Giganti segna una fase importante della storia del piccolo teatro. Se è vero che i grandi capolavori sono sempre attuali, mantengono una loro attualità, è anche vero che i grandi capolavori tornano a incarnare negli anni, nel corso dei decenni, le angosce,
le sensazioni, le emozioni, le problematiche di chi le affronta. E questo è proprio un fatto che viene provato dai giganti della montagna. Un testo in un certo senso profetico, a partire dalla sua prima edizione, un'edizione precedente a quelle di Strehler del 1937, in cui fu preludio inconsapevole dell'incombente tragedia della Seconda Guerra Mondiale. In seguito, questo testo, sul quale voglio soffermarmi per una buona ragione, ha puntualmente trovato nella storia del nostro paese ragioni forti, addirittura determinanti, per riaffermare di volta in volta la denuncia del pericolo di repressione e regressione che ha gravato e ancora oggi grava sulla libertà dell'artista. Mi viene proprio da dire che in questi giorni, in cui stiamo vivendo una crisi molto seria del nostro paese, ecco, gli artisti, l'arte, è l'ultima delle ultime preoccupazioni di chi ci governa e di chi ci amministra. Siamo nelle mani dei giganti, direbbe Strehler, e avrebbe ragione. Dei giganti piccoli così, dei nanerottoli, che pure sono giganti. Questo dramma, questa commedia, I giganti della montagna, pone a interpreti e spettatori quesiti inquietanti, a partire dal fatto che questi quesiti rimangono già nel testo di Pirandello senza una risposta. Quando si pone un quesito e il quesito non ha risposta, questo quesito diventa improvvisamente molto inquietante. E d'altra parte, voi sapete, Pirandello non ha concluso la stesura di questa opera, che pur non è stata l'ultimissima della sua carriera di drammaturgo, l'ha interrotta. E l'ha interrotta lasciandola monca dell'ultimo atto, forse non solo perché l'autore era stanco o addirittura perché l'autore stava per morire, forse perché l'autore lo voleva lasciare incompiuto. Secondo Strehler, i giganti che mettono a morte Ilse, questa attrice visionaria che gira il mondo con la sua carretta rappresentando la favola del figlio cambiato, una sorta di metafora drammatica della sua esistenza, non si vedono questi giganti, non appaiono sulla scena perché così ha voluto l'autore, interrompendo la scrittura del testo, e non perché il testo sia rimasto incompiuto. Quindi il fatto che nei giganti della montagna, testo fondamentale su cui mi fermo per una ragione evidente, la ragione per cui questo i giganti non appaiano non è determinata dal fatto che Pirandello sia morto prima di farli apparire, ma dal fatto che Pirandello abbia deciso di non farli apparire. I giganti rimangono una presenza inquietante e misteriosa. Essi rappresentano un'umanità ignorante e sorda alla voce dell'intelligenza e dell'arte. Ecco perché vi stavo parlando di questi nani giganti di cui siamo contornati, di questi nani giganti che decidono per noi, di questi nani giganti che ignorano la cultura e l'arte. Già, perché fin dal 1947, la prima volta in cui Strehler mise in scena I giganti della montagna, gli apparve chiaro che il testo fosse una metafora di una condizione esistenziale di piena e continua attualità. Pirandello
scrivendo I giganti della montagna, abbandona la dialettica, l'amaro umorismo del processo verbale entro cui si era sviluppata, come sapete, la sua narrativa e gran parte della sua drammaturgia, e ritorna al mondo incantato della magia di cui si era nutrita la sua infanzia, riaffermando, sono parole di Strehler, il trionfo della fantasia, il trionfo della poesia, ma insieme anche la tragedia della poesia in mezzo a questo brutale mondo moderno. Un mondo che della poesia non sa che farsene. Un mondo dominato, e sarebbe poco, dall'economia, ma dominato soprattutto da persone che non hanno un'idea di cosa la poesia, l'arte e la cultura siano. Già nella prima edizione del 1947, di fronte a una tradizione scenica modesta, I giganti non erano stati rappresentati molte volte, e che comunque concludeva la rappresentazione dei due atti rimasti, il terzo non c'è, con il grido straziante posto dall'autore a suggello della sua opera e con un attore chiamato a leggere in proscenio le intenzioni, le supposte intenzioni di Luigi Pirandello affidate al figlio Stefano sul letto di morte, Strehler ha un'idea diversa, già nel 1947, e giudica che ci sia, cito Strehler, abbastanza materia per andare avanti da soli, senza l'autore, per vedere questo atto, il terzo atto, esistere, già con i personaggi in azione, i giganti che non si vedono, il sipario, l'ulivo saraceno, il famoso ulivo della casa di Pirandello, i comici che si preparano. Non c'erano le parole. Io, dice Strehler, gliele ho date. E ho sentito che li facevo vivere fuori dal limbo e li facevo diventare di nuovo personaggi. Assecondavo una urgenza, una vita che Pirandello non aveva dato loro. Con un gesto creativo, che secondo me è assolutamente sensato e consentito, quasi richiesto al regista che partendo da un testo arriva ad uno spettacolo, con un gesto creativo in qualche modo simile o analogo a quello genialmente prospettato dallo stesso Pirandello nei sei personaggi, Strehler compie l'atto poetico sospeso dall'autore nel momento in cui ha deciso di non finire I giganti, e lo carica di un significato che sente giusto e perfettamente compreso nel testo. Quindi Strehler non compie un atto arbitrario, tutto al contrario, interpreta ciò che è rimasto e conclude pretendendo di fare qualche cosa che sia sulla linea della volontà dell'autore, seppure non compiuta, sulla linea della volontà di Pirandello. Strehler trova nei giganti l'occasione per riaffermare la sua convinzione, secondo me assolutamente giusta, secondo la quale il regista, pur esercitando con responsabile intelligenza un'attività critica e filologica, cioè partendo da un testo, dalla conoscenza, dalla storia, dall'analisi, dall'indagine, dalla fedeltà, deve, cito le parole di Strehler, avere il coraggio di sequestrare un poco la materia, appropriarsi del testo, trasgredirlo per condividerlo e offrirlo al pubblico nella purezza dei suoi significati. Ora, io da anni mi occupo di opera lirica e naturalmente tutto questo, quanto Strehler racconta del teatro di prosa, non ci è consentito. Noi non possiamo prendere per mano Mozart o Verdi e continuare il suo discorso. No, non possiamo.
perché l'opera lirica è assai più complessa, ma nel teatro drammatico si può fare esattamente come dice Strehler. E già nel 1947, ancora giovanissimo e anche inesperto, Strehler aveva colto con straordinaria intuizione l'attualità e l'urgenza dei giganti nel paesaggio di rovine in cui si era trasformata l'Italia. Pensate, 1947, immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia era un mucchio di macerie. Uscivamo dalla guerra e dal fascismo, scrive Strehler. Si sentiva che sarebbero sorti, come sempre, dalle rovine altri giganti, dopo quelli che ci eravamo lasciati alle spalle, nemici della poesia e dell'umanità. È chiaro che con questa definizione durissima, Strehler si riferisce, certo, al fascismo. E ha ragione, perfettamente ragione. Nemico della poesia e dell'umanità. Ma ci mette in guardia. Altri giganti, analogamente nemici, stanno arrivando e non sono meno pericolosi dei precedenti. E con un gesto, direi così, di esorcismo nei confronti della morte, Strehler capisce che per la natura stessa dell'arte, abbisognevole del coro intento di una collettività armonica che l'accetti, solo ai giganti è possibile rivolgersi, perché un giorno, forse, essi potranno comprendere. Strehler, cioè, pensate la modernità di questo insegnamento, pur consapevole dei danni che il potere ignorante, il potere politico, sviluppa nei confronti dell'arte e della poesia, comprende che senza rivolgersi a quel potere non si arriverà da nessuna parte, che proprio quei giganti, cioè quegli ignoranti, forse un giorno potranno comprendere. Strehler fa così suo un messaggio altissimo, cito, che è di disperazione e di fede, al tempo stesso nell'uomo, disperazione e fede nell'uomo. Un messaggio di perdono e di pietà, pietà per tutti. Per chi non sa far capire, per chi non capisce, per chi uccide e per chi viene ucciso. A noi di accettarlo o, come fanno i giganti, di respingerlo. A noi, scrive Strehler, di ritrovare una meraviglia incantata in quella fantastica camera dei fantocci, giganti della montagna, dove tutto il mondo del teatro si condensa misteriosamente, dove i sogni parlano e danzano. A noi capire che nella sgangherata carretta che trasporta Ilse morta, uccisa dai giganti, nel viaggio lento dei comici, in questo corteo funebre per la poesia uccisa lungo la platea, viaggia sì tutta la nostra storia di teatranti in pena, con tutti i nostri errori, le nostre frenesie, ma viaggia forse anche tutta la miseria di questo nostro povero mondo alla deriva. Io non riesco a leggere, al di fuori, credetemi, di ogni retorica, non riesco a leggere le parole di Giorgio Strehler senza restare incredulo della sua lungimiranza, della sua lucidità nei confronti del mondo che ci circonda, che ci circondava, qui stiamo parlando di 50 anni fa, e che ci circonda ancora, anzi, che ancora più d'appresso ci schiaccia e ci avvilisce ogni giorno. Nella intuizione straordinariamente precoce della metafora
pirandelliana sul rifiuto della poesia da parte degli uomini, di certi uomini, e sulla inutilità eroica del teatro in un mondo che non ci crede più, si coglie tuttavia una vena di fiducia che percorre, infrangendo nell'assolutezza il pessimismo del regista. Strehler non è mai stato pessimista fino in fondo. Guardate, neppure negli ultimissimi anni di cui parleremo, e che sono stati anni molto difficili, molto bui per Strehler, beh, neppure in quegli anni, io lo frequentavo, il suo pessimismo è stato totale. In qualche modo Strehler ha sempre pensato che la poesia, che l'arte, e il teatro non è che una metafora della poesia e dell'arte, prima o dopo avrebbe potuto farcela, avrebbe potuto sconfiggere i giganti. E infatti, nell'edizione già del 47, il corpo di Ilse morta, Ilse è la poesia, quindi la poesia morta, il teatro morto, attraversa la platea del teatro, scende dal palcoscenico e passa in mezzo al pubblico in silenzio, come un monito silenzioso. La scena finale rende palese una tensione etica, una volontà pedagogica nello Strehler degli anni 47, una, direi, determinazione positiva, l'ansia di contribuire fattivamente a realizzare una società che abbia nel teatro un momento di verifica e di autoanalisi costante. Siamo poco al di là della Seconda Guerra Mondiale, poco al di là della caduta del fascismo, e Strehler crede che il teatro, cioè la cultura, cioè la poesia, cioè l'arte, possano avere, svolgere questa funzione. E ora veniamo al 66, cioè alla seconda edizione dei Giganti, da cui ho preso le mosse questa sera con la mia conversazione, che viene proposta in un altro momento di crisi, perché Strehler non ripesca i testi del suo passato così, tanto per farlo. Qualcuno diceva che Strehler tornava ai suoi vecchi spettacoli per non fare fatica, per rivangare vecchie cose. Assolutamente falso, assolutamente falso. Anche perché ciascuna edizione dei suoi testi rappresentava un passo avanti, un nuovo modo di intendere, di leggere, di volere, al passo con i tempi, al passo con quello che stava capitando, al passo con ciò che stava succedendo dentro la testa di Giorgio Strehler. Perché dicevo un momento di crisi? Perché, come sapete, la seconda metà degli anni 60, io li ho vissuti in primissima persona, ma chissà quanti di voi, hanno rappresentato un periodo scosso da profonde contestazioni, il famoso 68. E queste contestazioni hanno scosso profondamente il regista, inducendolo a un ripensamento serio, radicale, del proprio ruolo, dello scopo dell'artista, dello scopo dell'intellettuale in questa società che andava trasformandosi. Il regista rappresentava una sorta di metafora dell'autorità. Nell'arte del teatro, l'artista, il capo, era il regista. E quindi la sua autorità veniva messa in discussione. In quegli anni Strehler sentiva anche il progressivo distacco, quasi inconsapevole, dal teatro. Sembrava che i giovani, il pubblico, si volessero allontanare dal teatro, che in fondo era nato da poco, era nato da una ventina d'anni, non di più, così com'era, il grande teatro pubblico, il grande teatro di regia. Eppure i giovani si distaccavano da quella realtà. E quindi il regista si sente isolato e avverte il timore che, cito le sue parole, nonostante tanta rivoluzione messa fra virgolette da Strehler giovanile,
il cammino della società degli uomini verso l'abbandono di ideali e di valori stesse subendo una accelerazione ineluttabile. Strenera cioè la sensazione, l'intuizione, che le contestazioni giovanili non rappresentino un momento di rinascita, un momento di rilancio, ma al contrario, un momento di abbandono di ideali e di valori. E allora, ecco che la vicenda di Ilse, dell'attrice folle che gira il mondo sulla sua carretta, la metafora della poesia, emblema di un'arte pedagogica che deve portare il proprio messaggio in giro per il mondo a costo di essere uccisa dai giganti, e d'altro lato la vicenda del mago Cotrone, che invece incarna un concetto di arte che basta a se stessa, autosufficiente, utile soltanto ad una piccola conventicola di persone, costituisce un dilemma culturale e storico di fondamentale importanza. Nei Giganti del 1966, sulla scorta sempre delle note prese da Stefano Pirandello, e cioè dal figlio di Luigi, sul letto del padre in punto di morte, questo è quanto si racconta, Strehler decide di rielaborare il finale mancante. Mentre nell'edizione 47 si era limitato alla lettura di queste pagine e aveva fatto attraversare la platea dal carro mortuario silenzioso di Ilse, qui Strehler decide di scrivere il finale mancante, di colmare il vuoto lasciato da Pirandello, diventando così creatore, oltre che dello spettacolo, del testo egli stesso. Io mi ricordo perfettamente, pensate quanto sono vecchio, che in quegli anni i giornali scrivevano: ah, questo regista che si permette di riscrivere ciò che Pirandello non ha scritto, che gli fa dire quello che Pirandello non avrebbe mai detto. Mi ricordo perfettamente le polemiche sui giornali. Naturalmente, vane. Strehler non ha scritto nulla, non ha scritto parole, non ha scritto battute. Ha immaginato, ed è il suo mestiere, uno spettacolo, una coda, una conclusione dello spettacolo, che è la seguente: un lungo cerimoniale di vestizione. Gli attori della compagnia di Ilse, che hanno alle loro spalle il pubblico di questi misteriosi giganti che li attende, si vestono, si preparano, come se dovessero affrontare una prova suprema. Ilse sale le scale di un piccolo palcoscenico e dietro ad una tenda, la vediamo in silhouette, tenta di dare inizio alla rappresentazione della favola del figlio cambiato, quella che lei porta in giro per il mondo, che è il simbolo della poesia e dell'arte. Ma viene colpita a morte, urla, oggetti lanciati dai giganti che noi non vediamo e che la abbattono, sicché lei muore, lei cade, e i compagni la soccorrono, la sollevano, e in quel momento cala un sipario rigido in proscenio e sfonda la carretta di Ilse. Questo sipario si chiama sipario tagliafiamme, c'è in tutti i teatri del mondo, ed è un sipario che è stato prima inventato e poi reso obbligatorio per salvare, diciamo, dal contatto delle fiamme palcoscenico e platea. Molti teatri in passato si erano incendiati perché dal palcoscenico, che è una sorta di grande camino con una soffitta alta una trentina di metri, si sviluppavano fiamme che poi avvolgevano il teatro e lo bruciavano per intero. Ecco, il sipario tagliafiamme, che è un sipario rigido, in alcuni paesi del mondo è un sipario in muratura, che si chiude, divide le due parti del palcoscenico. Bene, questo sipario che c'era
nel teatro lirico, scendeva e spezzava la carretta di Ilse. Tanto che ricordo che qualcuno intorno a me diceva: oddio, è sceso il sipario, ha rotto la carretta, non si sono accorti che la carretta stava lì. Strehler se ne accorte come? Quel segno, quel distruggere la fonte stessa della poesia, la carretta di Ilse, significava calare lo spettacolo in un clima di pessimismo che lo distaccava nettamente dall'allestimento nel 1947. Eppure, anche con questo finale così drammatico, Strehler accetta ancora la dialettica del cimento e accetta anche la possibilità di una speranza, di una positività. Il suo atteggiamento è un atteggiamento ottimistico che supera, che travalica l'atteggiamento pessimistico che soggiace al testo, alla drammaturgia di Pirandello. Testo lasciato non finito proprio per questo profondo pessimismo. Scrive un critico: morire in bellezza per una forma d'arte è già rivivere. L'agonia che mostra lo spettacolo del piccolo teatro è troppo bella per essere vera. Il teatro non può che sopravvivere se è rappresentato, anzi, se si autorappresenta in questo modo. Questo critico francese aveva visto al di là, molto al di là. Aveva intuito quali erano le intenzioni di Strehler, aveva letto, anche in un finale così drammatico come la frattura del mondo poetico, la distruzione della carretta di Ilse, comunque l'autorappresentazione di un mondo che vuole sopravvivere, il mondo dell'arte, il mondo del teatro, che non si lascia uccidere dai giganti. E ai giganti torneremo ancora, parlandone a proposito dell'edizione del 1994. Ho dedicato quasi tutta la conversazione di oggi a questo testo, perché è un testo spia dell'atteggiamento e della volontà artistica di Strehler. È uno di quei testi che, tornando ripetutamente nella sua carriera, ci racconta dell'evoluzione del suo pensiero e soprattutto della congruità del suo pensiero agli eventi che scuotono il mondo. Strehler non ha mai smesso neppure un istante di guardare il mondo che lo circondava. Naturalmente a guardarlo con gli occhi di un artista, con gli occhi di un poeta, ma anche con gli occhi di un critico severo. Ecco, I giganti, testo, come posso dire, permettetelo, in sé nemmeno tanto bello, ma così utile, così importante per capire non solo ciò che Strehler ha fatto nell'arco della sua carriera, ma ciò che è successo nel nostro povero mondo e ciò che ancora oggi, lasciatemelo ripetere in conclusione di questa conversazione, sta succedendo in questo nostro povero mondo, che ignora, dimentica completamente la poesia, l'arte, la cultura, che sono la ragione prima della vita dell'essere umano, della differenza dell'essere umano rispetto a altri esseri che vivono sulla Terra, ma che in particolare rappresentano la radice della nostra civiltà di italiani. Bene, siamo nelle mani dei giganti, dei nani giganti. Speriamo che Strehler ci conduca sulla strada giusta per uscirne. Ci vediamo giovedì alla prossima conversazione. Grazie della vostra attenzione. A presto.